Siamo sulla terrazza della Peggy Guggenheim Collection a Venezia, in quella che è la cattedrale dell'arte contemporanea italiana e internazionale. E si è appena concluso un lungo incontro con cui si è costruito il progetto artistico per Guggenheim Arca Arte Vercelli 2013. Abbiamo raggiunto una condivisione sulla progettualità che prevede lo snodo di un percorso che è cominciato 6 anni fa col surrealismo e si concluderà adesso con quello che era uno dei sogni per Vercelli, che erano gli anni 60 e la pop art. Tutto questo grazie alla Guggenheim Collection, ma particolarmente a un cittadino onorario di Vercelli, un grande amico, un grande studioso, un uomo d'arte e di cultura, Luca Massimo Barbero, che ringrazio ancora tantissimo. Grazie, oggi è stata una giornata impegnativa, ma devo dire assolutamente interessante, proprio per questi nuovi sviluppi, l'idea di Vercelli 6, che non voglio anticipare troppo ovviamente, perché amo sempre l'idea che il pubblico poi abbia una sorpresa quando si reca all'Arca, ma in un qualche modo va a coprire tutto un arco cronologico straordinario, molto raro, dicevamo, proprio dal surrealismo fino a quelli che sono stati, e questo sarà l'argomento trattato nella prossima mostra, i favolosi anni 60. L'idea proprio di uno snodo decennale fondamentale nell'arte contemporanea, che vede in un qualche modo, in modo binario, alternarsi l'interesse per la fine dell'informale, quindi quello che è la monocromia e quindi le grandi sperimentazioni, alla nascita di una nuova immagine, che è notoriamente l'immagine della pop art. L'immagine della pop art in un confronto, anche questa sarà come dire la base della prossima mostra, fra due nazioni, o meglio due luoghi di ricerca come gli Stati Uniti e l'Europa nelle collezioni Guggenheim. Troveremo i grandi maestri di questa nuova ricerca, ma soprattutto, come già nella sua radice, forse proprio il movimento più popolare, che sarà la pop art, dai grandi esempi di Warhol, di Lichtenstein, dei grandi americani, Jasper Johns, fino all'incontro invece con la loro compagine europea. Una mostra di immagini, una mostra di grande sorprese, devo dire la mostra che in un qualche modo fa di Vercelli il punto d'esame e il punto di incontro con quegli artisti, con quei maestri appunto grandissimi che hanno cambiato dagli anni 60 la nostra era. Bene, mentre a Vercelli si sta realizzando il tempo dell'arrivederci, il 9 e il 10 giugno Arca approderà dopo il suo lungo viaggio, che è un viaggio di successo perché la mostra sul gigante dell'avanguardia è un grande successo, ecco questo alone magico, affascinante, anche un po' misterioso, che ci porta verso la primavera del 2013. Grazie ancora Luca Massimo Barbero. Grazie.